Io attualmente sono in Italia, mi sto per laureare in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a Milano. E io sono nata nella provincia di Lugansk, dove ho frequentato la scuola, e ho frequentato la scuola in lingua russa, perché noi parliamo solo russo, noi non parliamo la lingua ucraina. E sono scioccata, se posso dire, da tutta la propaganda che viene fatta qui legato a questo conflitto, perché forse poche persone, giustamente anche, non sanno che la differenza tra cos'è uno Stato e cos'è una nazione. In Ucraina ci sono maggiormente due nazioni, quella ucraina e quella russa. L'est e sud è russo, ci sono persone che sono di cultura, di lingua russa, di etnia russa. L'ovest, quindi parliamo di Leopoli e tutta l'altra parte, è ucraina. Oggi nella mia Ucraina ci troviamo un governo che non rappresenta assolutamente metà della propria popolazione. Oggi i telegiornali presentano il popolo ucraino che è con Zelensky, il povero comico, questo patriota che oltre a drogarsi e a sniffare cocaina, non so se avete visto il video dove parla che è fatto, scusatemi per la parola, non è un leader che può rappresentare un paese che può essere anche quello ucraino. Il problema è che esiste un'opposizione in Ucraina? Dov'è l'opposizione che è contro Zelensky e che vuole rappresentare tutta la popolazione russa che vive lì? Non gli immigrati russi in Ucraina, no, non gli immigrati. Sono persone che vivono lì da secoli, la famosa Rus' di Kiev. Le persone che vivono, quando ci dicono allora fate le valigie e andatevene in Russia, no. Non faccio le valigie, questa è la mia terra, io ci abito, siete voi il governo che dovete fare le valigie e andare negli Stati Uniti o a Bruxelles o a Leopoli, non dovete stare qui. Il Donbass non è Ucraina e mai più lo sarà, la Crimea non è Ucraina, noi siamo russi e vogliamo parlare la nostra lingua. Io sono qui per testimoniare e dire quello che è successo in questi 8 anni nel Donbass, che è stato bombardato dal regime di Kiev, un regime nazifascista, e non mi vergogno di dirlo, non è propaganda, perché è un governo che è istituzionalizzato il battaglione Azov, Aidar, il Zih.